E cari amici, nel proseguo del nostro agire, del nostro divulgare, che occorre, eccoci nuovamente qui, siamo sul fiume Olona per la prima volta in un video in quest'ansa di fiume, sotto casa mia, in Viale Valganna a Varese, città di Varese. Perché qua non ci si può muovere, non ci si può spostare ed è cosa più che naturale venire sotto casa. Perché mai qua? Perché la prima volta un video qua? Perché qui scorre sopra la tangenziale di Varese e se il traffico fosse quello solito ci sarebbe un grande rumore. Invece, naturalmente con una buona voce, poco traffico e ce la possiamo cavare. Cos'è successo di importante da dover fare un video? Chiaramente nella situazione del avvicinarsi del pianeta Nibiru, il periodo perigeo tra Giove e Marte, tra i pianeti Giove e Marte, nell'avvicinarsi al periodo perigeo, la Terra anch'essa ruota intorno al Sole. Quindi in realtà la distanza tra la Terra e Nibiru non è che sempre aumenta costantemente. La Terra gira attorno al Sole, quindi ci saranno dei momenti che siamo più distanti da Nibiru, dei momenti più vicini. Allora nei momenti che siamo vicini a questo pianeta Nibiru, nello spazio, chiaramente ecco che aumentano gli eventi. In altri momenti, naturalmente, la notizia sembra dispersa. E invece partiamo proprio da questi momenti dove è più vicino la Terra a Nibiru. Per esempio a ottobre parlavo di tsunami, cioè onde anomale, e guarda caso abbiamo avuto uno tsunami al 19 ottobre 2020 in Alaska e abbiamo avuto uno tsunami il 30 ottobre 2020 in Grecia. Quindi sempre a ottobre due onde anomale, quindi Stati Uniti, Grecia, area mediterranea, quindi corrisponde perfettamente a quelle aree sismiche, notevolmente sismiche. E per la prima volta gli istituti di geofisica hanno parlato che appunto questi movimenti continueranno nelle prossime settimane. Adesso è novembre, quindi abbiamo una situazione novembre-dicembre 2020, gennaio-febbraio-marzo 2021, ecco che in questo percorso della Terra Nibiru siamo di nuovo vicino a questo pianeta Nibiru. Finché lo vedremo, finché lo potremo osservare. Naturalmente l'occhio umano, e così sono fatti anche le cose che vediamo, no? Perché quando vediamo lo spazio abbiamo sempre dei filtri ottici, tutto. Tutto è fatto per vedersi sull'occhio umano. Ma qualcosa difficilmente osservabile dall'occhio umano, che dà assolutamente poca luce, che anzi quasi risucchia la luce, rosso, ma sapete quando si va verso l'ultravioletto, dopo l'occhio umano non percepisce. Ecco quindi che abbiamo pianeti, situazioni nello spazio che poi non ce ne accorgiamo.
c'è stato anche un gran caldo, si è arrivato a 20 gradi centigradi in questo novembre 2020 qui in Italia, addirittura anche nel nord d'Italia, diciamo appunto a Varese. Eppure la situazione è anomala, può venire anche a nevicare, eh? Qua può venire anche la neve, dura un giorno, la gente, le persone scivolano sopra e poi si scioglie e tornano a 20 gradi. Queste sono situazioni che ci fanno riflettere. Naturalmente all'avvicinarsi di questo pianeta Nibiru avremo un aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, onde anomale, cadute meteoriche, alluvioni, tornado, gli eventi legati a proprio questa situazione. È dovuto all'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru sulla Terra e sul sistema solare. E ve lo spiego molto in maniera semplice, perché le mie parole sono state sempre molto semplici. Un po' di camion che passano sopra, sotto abbiamo delle pecore al pascolo, una situazione tra modernità e vita semplice agricola. E io sono stato sempre molto semplice, quindi non troverete le grandi frasi in me. Sì, grandi frasi, posso fare delle grandi frasi d'amore universale. Le mie grandi frasi sono quelle che ho imparato un amore che è qualcosa di diverso, nel senso, adesso vi spiego, perché è inutile pensare a così cos'ha senza conoscere. Sono cose che non conoscete. L'amore, allora, il sistema famiglia in realtà non lo conoscete. Il sistema famiglia fa parte di questa struttura d'amore per vivere la quotidianità. Quindi una cosa che non conoscete perché non l'avete mai sperimentata. Ecco, spero di spiegarmi, nel senso, oggigiorno in realtà ci hanno tenuto tutti divisi, perché questa è la realtà dei fatti, ci hanno tenuto tutti divisi, sempre. Quando andava male una persona era per conto suo, quando andava male un'altra persona era per conto suo. Quei pochi a cui andava bene era grazie ad altri, no? Tutto sistemato così. Naturalmente il denaro per circolare ha bisogno di un valore. Ecco perché c'è il debito. A volte dicono, ma perché stampate i soldi e vi andare? Così hanno fatto in Turchia, la lira turca ha perso valore. In realtà il denaro ha un valore in base al valore che si dà. Quindi per questo c'è il debito, uno dice potrebbe non esserci il debito, in realtà è per dare un valore al denaro. Tutto ciò bisogna dare un valore, quindi le cose andranno ripagate. Naturalmente il lavoro darà dove conviene e alla fine il lavoro mancherà dove occorre. Poi naturalmente chi non ha più il lavoro non può più comprare e chi ha il lavoro non può più vendere perché l'altro non può più comprare perché non ha soldi per comprare. Questa è la vita moderna. L'amore della famiglia, ma una famiglia non intesi, ecco, allora intendete la famiglia, nucleo familiare, però allargato in tutto il mondo. Quindi non più il sistema denaro, che naturalmente implica sempre una povertà da qualche parte, ovviamente una ricchezza da qualche altra parte,
però anche senza volerlo, senza che il ricco voglia fare progetti assurdi, il ricco è ricco e purtroppo tante persone cadono sistematicamente nella povertà, perché il denaro ha un valore e quel valore implica delle situazioni economiche che poi portano sempre qualcuno alla povertà addirittura estrema. Allora, il sistema famiglia toglierà tutto ciò. Il sistema dove è tutto in famiglia, quindi non si fanno conti, è lì che c'è tutto per tutto, per tutti. Tutto per tutti, e naturalmente col tempo ci si distoglie da quello che è tutto ciò che è il lavoro e i doveri e tutto, semplicemente perché il fatto di avere la bisogna le cose implica una pace e serenità, e vedere gli altri come fratelli veramente, l'amore fraterno, chi vuol capire capisca, e ciò, vedete, è un altro modo di vivere. Naturalmente per uso professionale, didattico e video ho tolto la mascherina, al massimo posso infettare i vicini di casa sopra qui. Scherziamo, ma è vero, sto sotto casa, non potrei andare in luoghi, naturalmente, in qualunque luogo. E abbiamo così riscoperto un'ansia del fiume Lona sotto Viale Valganna a Varese, e si continua. E quindi abbiamo capito che nel transito di Nibiru attorno al Sole, al sistema solare, al perielio, perigeo tra Marte e Giove, ecco che il transito della Terra ha dei momenti più vicini a quello che è il pianeta Nibiru. E il prossimo transito ravvicinato al pianeta Nibiru del pianeta Terra, mentre naturalmente Nibiru è tra Marte e Giove, ecco che però siamo a meno distanza, a una distanza ravvicinata al pianeta Nibiru in questo transito attorno al Sole, e ciò avverrà, abbiamo, come ho detto, novembre-dicembre 2020, gennaio-febbraio marzo 2021. In questo momento, quindi, quest'ambito ravvicinato che provoca vari eventi, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, onde anomale, tornado, cadute meteoriche, vari eventi. Naturalmente anche la zona d'Italia, a Roma sappiamo ci sono terremoti raramente forti, però ne sono avvenuti nel corso del millennio. Stessa cosa per la California, vari terremoti, però poi c'è l'attesa per un terremoto più forte, poi in relazione a delle situazioni fisiche. E questo l'ambito Nibiru. Naturalmente, quindi sistema poi famiglia, quando avverrà il sistema famiglia? Finalmente avverrà l'incontro con queste creature extraterrestri e intraterrestri, intraterrene, e extraterrestri provenienti dalle cavità sempre, sia del pianeta Nibiru, sia sottoterra del regno di Shambhala,
In realtà la vita nasce all'interno dei pianeti. Ecco che si studia sempre la vita come è sulla Terra. In realtà noi, diciamo così, siamo una razza rara che riusciamo a vivere all'esterno dei pianeti e ciò aiuta molto per evitare la sovrappopolazione. In realtà esiste una cavità all'interno dei pianeti, siccome sono assolutamente protetti da tutti gli eventi, sono il primo luogo dove può nascere e svilupparsi bene la vita. Da dove prendono la luce? Dalle fonti di magma interne al pianeta, sia Nibiru, sia la Terra, tantissimi pianeti. E poi naturalmente c'è acqua, allo stato liquido, riscaldata da queste fonti di magma. Acqua, vita. Quindi ecco che queste creature poi torneranno sopra la Terra, sopra il pianeta Terra, da sottoterra e dal pianeta Nibiru. Sarà bellissimo, ma perché? Perché finalmente sperimenteremo il sistema famiglia, un sistema come si sta in famiglia, dove non si fanno conti e dove c'è tutto per tutti. Mentre invece il denaro, appunto, bisogna dargli un valore. Però questo valore, come naturalmente la gente insegue, come se fosse che la ricchezza, e poi invece c'è tanta povertà. Pure volendo donare agli altri, c'è sempre tanta ricchezza e tanta povertà. La disuguaglianza, la povertà, il denaro non la toglierà mai, mai. C'è sempre qualcuno che crollerà, anche involontariamente. Un bel giorno, tutto bello, tutto a posto, si arriva in fabbrica. Cosa è successo? Hanno chiuso la fabbrica. Perché? Perché non conveniva produrre qua. Sono le solite storie che conosciamo, eppure noi dobbiamo comprare una lavatrice. La lavatrice non la fa più la Whirlpool di Napoli, per dire, per fare un esempio. Vedete com'è? Quindi questo sistema famiglia, tanti dicono, ma stiamo bene come stiamo, nel senso bene da soli, ci sappiamo gestire. Allora, avere delle creature, noi da quanto stiamo sulla Terra? Da innumerevole tempo. Da prima che iniziassero a contare, no? Quindi l'uomo in realtà sta sul pianeta Terra da tantissimo tempo. Eppure queste creature sono precedenti a noi e hanno quell'esperienza vitale che va oltre i milioni di anni, e questo può aiutarci assolutamente. E loro, conoscendo questo sistema famiglia, staremo insieme. Loro hanno le loro due regine, le due sorelle, le due regine, la regina degli Anunnaki e la regina degli intraterreni, del regno di Sambala. In realtà, se vedete, ogni religione ha, diciamo, venera una donna regina madre, un principe, diciamo così, è vero che è il figlio. E io ho saputo apprezzare ogni cosa, per questo le lotte di religione non hanno senso. Per questo motivo le lotte di religione non hanno senso. E quindi, perché? Perché in realtà la religione è una sola, era semplicemente una guida
per vivere la vita. In realtà, se uno non crede alla religione, allora dovrà credere a qualcuno o qualcosa. Sempre a qualcosa, qualcuno vi legherete, indissolubilmente, almeno in quel momento. Nulla è per sempre, solo Dio è per sempre. Però potete metterla come volete, sempre legati a qualcuno o qualcosa sarete. Ed ecco questo legame fraterno, questo bello dello stare insieme. Ecco perché spesso non ho parlato del corona, anche se una volta vi ho fatto vedere che ho fatto una lettera tanti anni fa su appunto le malattie che riguardavano proprio le malattie influenzali, molto severe, influenze molto forti. Perché? Perché poi naturalmente c'è il distanziamento sociale. Il distanziamento sociale ha fatto anche sì che ci sia un crollo demografico, che non è tanto adesso allora il corona la problematica, è anche proprio c'è un crollo demografico, ma sapete che se la gente non è più abituata ad incontrarsi, non si creano più quelle coppie come un tempo per la vita. Una volta l'uomo e la donna si mettevano in coppia per la vita, per tutta la vita, perché si comprendeva che lui e lei erano la metà veramente da unire in una sola cosa. Allora quando si diceva mia moglie, quando si diceva mio marito, era un'unica cosa. Oggi si è perso tutto questo e non si bada a quello che è la base, i motivi per cui si è perso tutto. Si bada ai diritti della società di slegarsi, di abbandonarsi l'uno con l'altro e poi alla stessa maniera dire non lasciare nessuno indietro. E invece ecco arriva realmente un mondo fantastico, la gioia, le cose belle. Ovviamente in precedenza avviene questo naturalmente un flusso gravitazionale che provoca degli sconvolgimenti sulla Terra. Gennaro Gelmini, tra un camion e l'altro, e naturalmente vi ho lasciato un po' di spazio nel video per ammirare, mentre vi parlavo, il delizioso fiume Olona. Fiume Olona che scorre anche sotto casa mia. Naturalmente abbiamo anche la tangenziale. Notare, beh, il futuro che verrà, guardate, facciamo una panoramica su qualcosa di bello. Gennaro Gelmini, oggi è il 17 novembre 2020. È un martedì di sole per fortuna, spero di avervi allietato, io cerco di far comprendere insomma i misteri dell'universo, che in realtà per chi li vuol comprendere non sono così tanto misteriosi, sempre vicino ai fiumi e laghi così perché è l'abitudine della pace, della serenità che si trova in questi luoghi. E guardate un po', prima c'erano le capre, allora questo è il fiume
Olona che scorre sotto casa mia, Varese, Valganna. Quello, vabbè, è il ponte della tangenziale, ma sotto guardate i monti, poi una bella catasta di legna anche lì e i bei monti. Oh, che bello, oh che bello il volo di un uccello, veramente. No, bellissima, questi sono i regali, cari amici. Io spero di averla vista bene. Un airone cinerino ci è venuto a far visita, voleva venire a pescare qualche pisciolino, è andato un attimo di là, ma tanto noi gli lasceremo lo spazio e tornerà di qua. Un airone cinerino che ci ha fatto visita. Una volta salvai da un serpente un airone cinerino, perché per andarlo a fotografare arrivai, io scappai via, vidi che c'era il serpente, voleva beccare in pieno l'airone cinerino. E così invece l'airone cinerino si spaventò di me, vide anche il serpente e andò via. E da allora gli airone cinerino mi fanno di tanto in tanto queste fantastiche visite, queste fantastiche cose. Qua dal fiume Olona facciamo un po' di panoramiche. E di là, quindi da allora sempre qualche airone cinerino mi viene ad accompagnare. E qui il Campo dei Fiori Sacromonte. Pensate un po' che bello, eh? Ed ecco queste bellissime, graziose visioni. Come così pensate il futuro? Airone cinerino, naturalmente, vedendo la videocamera, ha potuto pensare che fosse un fucile, purtroppo, è quello che, perché quando ha guardato verso di noi, è fuggito. È quello che l'ha fatto spaventare. Però, aperta campagna, bellissimo posto, ci sono anche capre, pecore, mucche, maiali, c'è una fattoria ancora aperta che nei momenti buoni fa agriturismo, e qui sotto Viale Valganna a Varese, fiume Olona. Al 17 novembre 2020, da Gennaro Gollini, naturalmente. Andiamo a vedere un po' le anse di fiume. Delizioso posto. Naturalmente mettete un like e iscrivetevi. Un po' di supporto ci vuole.